Ciao. Ciao. No, tranquillo, rimani. Piacere, Vittoria Frontini. Nicola Piccone. Vittoria, cosa fai nella vita, Vittoria? Studio medicina. Quali sono le tue passioni? Mi piace leggere. Anche a me? Sì. Sì, autrice o autore preferito? Virginia Woolf. Non ci credo. Virginia Woolf. La conosci? Certo, è anche la mia. Ma veramente? Giuro. Ok, allora. Libro preferito al 3? 1, 2, 3. Carlo Angelini. Elena Bianchi. Elena, bel nome. Grazie. Anche Carlo. Grazie. Che fai nella vita, Elena? Sono insegnante di danza. Insegno ai bambini. Ai bambini? Mm-hmm. Bellissimo. Grazie. Tu che fai? Io faccio il custode in un museo. Ah, quindi ti piace l'arte? Sì. Principalmente l'arte contemporanea, però mi piace tutta l'arte, anche la moderna. Ricordo, sono stato a Parigi. Ah. E sono stato per 7 volte al Louvre. Pensa, sì. Io non ci sono mai stata. Al Louvre o a Parigi? Al Louvre. Mrs. Doll. Vabbè, dai, va bene. Ma okay. Non ci sto credendo. E tu invece che passione hai? A me piace molto dipingere. Mio padre mi ha insegnato quando ero piccolina. Mi sarebbe piaciuto sempre essere nata in Puglia. Perché in Puglia? Perché è il mio mare preferito e io amo il mare. Anche a me piace tantissimo il mare. Hai dei bellissimi occhi. Grazie. E anche un bel sorriso. Ok. Non volevo imbarazzarti. No, figurati. Quindi, che altro fai? Fai qualcosa nel tempo libero? Sì, certo, assolutamente. Faccio jogging all'alba. È tutto bene? Sì, scusa, posso chiederti cosa hai fatto? Alla gamba? Sì, alla gamba. Ho avuto un brutto incidente. Mi dispiace. Spero che avrò l'occasione di ritornare a fare equitazione presto. Che ti piace della danza? L'eleganza, il portamento. Mia nonna me l'ha insegnato quando ero piccola. Comunque si vede che hai ballato. Grazie. Perché sei una donna molto elegante. Grazie. Senti, ma ti va se ci rivediamo domani? Va bene. Alle 9? Va bene. Sotto i portici però. Ok, d'accordo. Allora, domani. Alle 9 sotto il portico. Ok. Ok. Ciao Vittoria. Ciao Nicola. Aspetti qualcuno anche tu? Sì. Meccanico. No, ma poi quando hai detto delle biciclette, ti giuro lì sono scoppiata a ridere. Ho capito, te corri alle 6 di mattina, dove vai? Ho capito, meccanico. Io faccio jogging. No, che poi quando stavo parlando con quella si è scoppiata a ridere così, non mi ricordavo più niente. Scusami se l'immagine di te che corri mi fa ridere. Invece immagine di te che fai il meccanico e fai le quattro ruote, non è divertente, no? Io sulle quattro ruote ci sto. No, tu ci stai su due. Non hai visto queste piccoline? Vabbè, sono dettagli. No, non ci stanno. Sì, vabbè. Comunque me ne abbiamo fregato pure stavolta. Beh, ma che è sta faccia da morto? È che stavolta mi piaceva. Ma se ci ha parlato 5 minuti, ti prego. A quanto pare sono pure avanzati. Senti, ma lo vedi come stai? Ma in queste condizioni dove vuoi andare? Ma che ne sai? Magari era quella giusta. Ah, vuoi che ti ricordi come è finita con Giulia? Allora, c'era qualcosa, io ho sentito qualcosa. Senti, a me mi sembri matto, sai? Ti riconosco più. E se raggiungo? Chi? E chi? Quella di ieri, no? Ma quella di ieri chi? Oh, Vittoria! Quella di ieri sera? Dai, magari sta ancora là, che ore so? Ma che ne so, saranno le 10:30, vedi sul televisore, non lo so. Dieci e mezza, quasi. Te comunque sei proprio uno stronzo. Oh, ma che va, ma che ho fatto? Te diverti. Ma fa che? Ti diverti a fare sta cosa di piapercolo la gente. No, ci divertiamo, insieme. No, ti diverti solo te.
A te mi sembri proprio scemo stasera, quella non ti vorrà mai, va bene? Tu la devi smettere di fare tutta sta vita di rose e fiori. Guarda che per noi l'amore non esiste. Non c'è. Per te. Che hai solo piato Batosta nella vita e non ti sei più rialzato. Guarda che quello che ti sei mai alzato sei te. Sei te, non so io. Devo un coglione. Non è che se hai piato schiaffi per tutta la vita sei destinato a piare solo schiaffi. Sto in sta sede da quando sono nato. Per una volta ho sentito qualcosa di concreto, di vero. Può durare un anno, un mese, un giorno, non me ne frega un cazzo. Ma per quel cazzo di giorno, per qualcuno, posso essere uno normale. Uno ma ti rendi conto di come stai a parlare? Uno come gli altri, uno normale. Te non sei normale, va bene? Mettitelo in testa, facci l'abitudine. Ciao Carlo. Dai, ti accompagno io, se no te quando arrivi. Ma te perché sempre all'ultimo minuto? Ciao, scusa, tu hai sei? Visto? Sì, sono io. Guarda, la ragazza se n'è andata proprio... In realtà è stata qui 10 minuti.